Rendere più sicura e più snella la viabilità sulla Flacca tra Formia e Gaeta, garantire al porto commerciale di quest'ultima città un collegamento più moderno in ingresso e in uscita e contribuire anche al miglioramento e alla riqualificazione dell'ingresso lato sud della stessa città di Gaeta. Con una semplice e sobria cerimonia a cui hanno preso parte il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, e il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, è stata di fatto inaugurata la rotatoria che, fortemente voluta dall'ex autorità portuale del Lazio, è stata realizzata all'altezza del porto commerciale nell'ambito dei lavori di realizzazione dei nuovi piazzali inaugurati a dicembre del Savo d'Acquisto. Questa era una rotonda di nostra competenza, il riordino urbano era di nostre competenze, quindi abbiamo cercato di farlo nel più breve tempo possibile, nel miglior modo possibile. Mi permetto, senza autocelebrarci troppo, insomma, il risultato è un risultato estremamente piacevole anche allo sguardo, oltre che di forte razionalizzazione della mobilità urbana. Diceva il Presidente sullo sviluppo della portualità, bisogna saper coniugare i vari interessi e bisogna essere intelligenti a non sviluppare tutta una serie di traffici o interventi e progettualità che si rendono incompatibili con la città. Tradotto nel concreto, non possiamo far venire le navi da crociera da 10.000 persone, da 5.000 persone, ma ci accontenteremo delle navi da crociera che hanno un turismo di nicchia, anche un turismo di qualità e in un limite che consente alla città di mantenere la sua vivibilità. L'ottima e sinergica collaborazione istituzionale tra i due enti è servita per ratificare poi presso l'aula consigliare del comune un accordo con cui l'ex authority ha concesso al comune di Gaeta 1.350.000 euro che serviranno per la gestione autonoma nei prossimi 3 anni del servizio di manutenzione stradale e dei marciapiedi su tutte le aree demaniali, circa 59.000 metri quadrati, di competenza della stessa authority. Io credo che tutte le amministrazioni pubbliche abbiano l'obbligo di dare delle soluzioni che sono le più vicine alle esigenze dei cittadini. In questa maniera noi riusciamo a garantire un'operatività piena rispetto alle manutenzioni dei marciapiedi, delle strade di nostra competenza, ma all'interno delle aree, diciamo, urbane fondamentalmente, nel miglior modo possibile. Questo accordo è stato molto sudato perché in questo momento dove l'autorità ha dei problemi di bilancio importanti, dove non ha un centesimo, come gli piace affermare sempre al Presidente, e oggi ci si sta impegnando per 1 milione di euro.